Gentilissimi, bentrovati in questo primo appuntamento di settimana. I mercati quest'oggi, lunedì 15 maggio, sono prudenti e in Europa chiudono con segni discordanti. Nonostante il dato sull'inflazione statunitense sia in diminuzione, quello della scorsa settimana, continuano le preoccupazioni per la situazione delle banche regionali americane ed anche la politica statunitense riguardante il debito pubblico e il tetto massimo. La situazione rimane incerta. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il dato sull'inflazione in Europa, il vero market mover dell'andamento settimanale sui mercati. Intanto oggi a Piazza Affari il FTSE MIB è peggiorato nella seconda parte di seduta fino a terminare a meno 0,37% in area 27.250. Il DAX invece avviatosi in area 16.000 nonostante la flessione pomeridiana riesce a chiudere con il segno più praticamente sullo stesso livello di chiusura di venerdì scorso in area 15.900. Situazione analoga per gli indici di Wall Street alla chiusura delle borse europee è il tecnologico Nasdaq che guida i listini di New York, raggiungendo un buon più 0,45%, mentre come vediamo il Dow Jones sta viaggiando con il segno meno, rimanendo per ora poco sotto la parità. Pirelli è il peggior titolo di giornata, va però detto che per essere la maglia nera si tratta di un passivo non tanto eccessivo, visto che supera di poco il meno 2. Interpump ha rilasciato i conti trimestrali, nonostante un aumento dell'utile netto, il titolo scende dell'1,67%. La variazione di Moncler, terzo peggior titolo, e di Telecom, quarto, è molto simile, di poco oltre al punto e mezzo di passivo. Scendono anche i titoli della Galassia Agnelli, soprattutto CNH Industrial. Riesce invece a mettersi in luce Recordati, protagonista in positivo di questa seduta con un progresso che supera il più 4. Permangono dunque gli effetti della trimestrale, ora infatti il titolo è sui massimi di oltre un anno. Ben comprate alcune utilities, il caso di ERG che supera il punto e mezzo, Prysmian guadagna oltre un punto percentuale, mentre ERA sale esattamente del più 1. Chiude il quadro Poste Italiane a più 0,90%. Vediamo ora le quotazioni delle principali valute con l'euro. L'euro-dollaro proveniente dalla pessima seduta di venerdì prova a risalire, ma attualmente si trova in area 1,0870. Analogo l'andamento dell'euro yen, che pur registrando quasi mezzo punto di rialzo rimane sotto ai 148. Continua il trend negativo per l'euro sterlina, che si riporta a 0,86. Prima di concludere, linea al trader Pietro Riglia per qualche suggerimento operativo. Salve a tutti, ospite delle interviste di TraderLink, come ogni lunedì, Pietro Origlia, trader indipendente ed ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Daremo con lui, come sempre, uno sguardo all'apertura della settimana. A te la parola. Ciao Rossana, bentornati a tutti, buon inizio di settimana. Andiamo come al solito a guardare, a vedere quello che sta succedendo sui principali mercati azionari, in particolar modo sul nostro indice principale. Si apre la settimana all'insegna della cautela, leggero rialzo, lo 0,15%. Veniamo da una settimana debole, nonostante l'inflazione oltreoceano sia scesa, pesano le banche americane, le banche regionali, sempre sotto pressione, ma anche il nulla di fatto all'interno del Congresso americano per quel famoso innalzamento al tetto del debito. In questo contesto, questa settimana sarà importante perché ci sarà l'inflazione europea, ovvero market mover, che verrà preso dalla BCE. Per quanto riguarda il nostro indice principale, nel breve è importante andare a recuperare l'area dei 27.500 punti. Sono i top delle ultime 2 settimane, sopra i quali potremmo avere ulteriori allunghi in direzione di area 27.750-27.800 punti. Abbiamo il super trend a seguire i top degli ultimi 12 mesi, l'area dei 28.000 punti. Ricordiamoci che oltre questi livelli si aprirebbero le porte per quei massimi degli ultimi 13 anni, l'area dei 28.200 punti. Sopra questi livelli, inutile dirlo, si aprirebbero veramente spazi ambiziosi al rialzo per quanto riguarda il mercato azionario. In questo contesto cerchiamo qualche idea interessante sul mercato. Mi sono segnato come titolo interessante il titolo Saras. Abbiamo visto venerdì scorso, possiamo dire non l'ingresso, ma l'aumento della quota di partecipazione di un importante fondo che opera nel trading appunto delle materie prime.
prime dal 5% a quasi 12,5%, questo unito al buon dividendo che arriverà nei prossimi giorni in doppia cifra potrebbe far proseguire questo recupero, e il primo livello interessante da monitorare è l'area degli 1,32. Qui sono gli ex massimi di novembre, dove transita anche la trend line ribassista che parte dai top di febbraio. Il superamento quindi di area 1,3250, abbiamo anche la media mobile a 50 giorni, potrebbe proiettare velocemente il titolo Saras in direzione di area 1,45 e a seguire area 1,50. Poi ci sono sempre le banche sotto osservazione, perché il titolo Banco BPM settimana scorsa ha dato dei numeri importanti per quanto riguarda il primo trimestre, i prezzi ritornano sopra quel famoso ex canale e che rialzista che si era innescato nel mese di luglio. Su debolezza da monitorare i primi supporti 3,80, mentre sulla forza il superamento dei 4,05 ci riporterebbe i prezzi a contatto con i top degli ultimi anni, l'area dei 4,35 euro. Ed infine andrei a monitorare un'altra mid cap, in questo caso il titolo Esprinet. Oggi il titolo è atteso dalla trimestrale, dal primo trimestre, la fase correttiva, quella che si è innescata dai top di periodo che abbiamo toccato nel mese di marzo, è partita da quasi da area 9,35-9,40, sembrerebbe aver trovato una base in area 7,50. Qui importante il superamento degli ex massimi di novembre posizionati in area 7,85-7,90, abbiamo anche questa trend line ribassista, per avere un segnale di forza che a quel punto potrebbe spingere i prezzi in prima battuta 8,15-8,20 e poi andare a chiudere questo gap down in area 8,50. Quindi queste in poche battute l'analisi su Piazza Affari, i titoli che potrebbero risultare interessanti, ripeto ancora, una settimana con l'inflazione europea, market mover, e poi ricordiamoci venerdì le scadenze delle opzioni, quindi un mercato che potrebbe tornare volatile. Perfetto Pietro, io ti ringrazio delle informazioni per la panoramica, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, buon trading a tutti e a lunedì prossimo. Grazie Pietro e Rossana per il vostro contributo, grazie a voi per averci seguito e arrivederci a domani.